Per chiudere il mese d'ottobre in modo davvero trionfale c'è ancora un ostacolo sulla strada del Seregno. Questo ostacolo si chiama Sondrio, una squadra ripescata dopo una lunga, lunghissima estate e capace in questo inizio di campionato di conquistarsi 13 punti in questo girone molto complicato di Serie D. Dunque un impegno ancora una volta difficile per la formazione di mister David Sassarini, reduce dal brillante 2-0 sul campo dell'Inveruno, che ha consegnato la quarta vittoria consecutiva in campionato. Dunque un Seregno che cerca la cinquina, ma come detto ha di fronte a sé un avversario sicuramente temibile, che Alferuccio scende in campo con la seguente formazione: Fascendini, Mostacchi, Frigerio, Colombo, Fiorina, Locatelli, Turati, Brandi, Della Cristina, Speziali e Trussoni. Risponde il Seregno con Simone Cortinovis, Cossa, Mureno, Magrin, Alessandro Cortinovis, Viganò, Comi, Lacchini, Marzeglia, Battaglino e Cremonesi. Dirige l'incontro, valevole per la nona giornata di campionato, il signor Saggese di Rovereto. Dunque il Seregno che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Signora punizione di Michele Magrin! Che bellezza, ragazzi! Un gol favoloso, quello del playmaker di centrocampo del Seregno, che va a trovare una perla assoluta mettendo il pallone nel 7. Seregno 1, Sondrio 0. Della Cristina contro Cortinovis, esplode il sinistro, facile per Simone Cortinovis sbloccare. Attenzione alla punizione di Speziale che buca la barriera. Ancora attento Simone Cortinovis. Speziale va via, Alessandro Cortinovis ancora Speziale, il pallone al centro e non ci arriva Trussoni a centro aria, pericolosissimo il Sondrio. Cossa. Benissimo, Cossa nel suo slalom, il traversone al centro, Marzeglia! Seregno 2, Sondrio 0, settima rete in campionato per il bomber azzurro, straordinaria discesa a destra di Emanuele Cossa, il suo cross perfetto per la testa di Adriano Marzeglia, e Seregno che raddoppia al 37esimo. Dunque Sondrio che avrà davanti a sé una bella montagna da scalare nella ripresa. Frigerio con le mani lungo a centro aria, pallone che sfila sul secondo palo, Cremonesi che cerca di anticipare Speziale ed è calcio di rigore per il Sondrio, 12esimo minuto nel corso della ripresa, non ha dubbi Saggese, Speziale dal dischetto ed è traversa, incredibile, il Sondrio spreca il calcio di rigore, si salva Seregno, traversa clamorosa, ancora Speziale, va via bene anche a Magrin, Speziale che si accentra al suo sinistro, Simone Cortinovis ancora attentissimo. Battaglino, uno contro uno con Fiorina, ancora Battaglino, si accentra, il suo sinistro velenoso, Fascendini in calcio d'angolo, Cremonesi, cercare e trovare Marzeglia contro Frigerio, Marzeglia che prolunga per Amelotti, il destro respinge Fascendini, ancora Amelotti, ancora Fascendini in angolo, doppia occasionissima per Simone Amelotti al suo ritorno in campo, Spaggiari va giù col contatto con Cossa, ma è decisamente simulazione, se ne è accorto anche Saggese che estrae il cartellino giallo. Lacchini è per Battaglino, dentro benissimo per Marzeglia. Marzeglia supera anche Fascendini. Marzeglia spreca mandando alto sopra la traversa. La posizione è defilata comunque. Bellissima la staffilata di Moreno a cercare ancora Marzeglia. Marzeglia in area di rigore. Marzeglia allarga troppo e non trova il secondo palo. Locatelli. Cambio con Della Cristina, ancora Locatelli da di rigore, bravissimo Simone Cortinovis a opporsi. Ci ha provato anche Locatelli. Ed eccolo qui il triplice fischio di Saggese, quinta vittoria doveva essere, quinta vittoria consecutiva è stata per il Seregno. Chiude alla grande il mese di ottobre, ma resta al secondo posto in classifica, quota 22. Ha una sola lunghezza di distanza dal Castiglione, vincente ancora in extremis nello scontro diretto con l'Inveruno. Seregno quella domenica giocherà sul campo del Fanilino di Coda, Atletico Montichiari. David Sassarini, allenatore del Seregno, un'altra partita molto positiva dei tuoi ragazzi, quinta vittoria consecutiva. Peccato solo forse per quel primo posto che continua ad essere lì ad un passo, ma non riuscite ancora a conquistare. Beh, credo che l'altro lato, se guardiamo la classifica, abbiamo creato un buon buco tra la quarta e noi, quindi vuol dire guardiamo il lato positivo, siamo lì a giocarcela e questa credo che sia la cosa più importante perché stiamo facendo molto bene. E questo merito sicuramente di una società molto solida, molto presente e di una squadra che ci crede, che lavora con serietà e che ha sposato un'idea. Quindi dobbiamo continuare su questo piano qua.